tutti ragazzi, qui è Bazo che vi parla e oggi siamo tornati su quella serie di cui non mi ricordo il nome. Si chiama Sky Void, è ancora in beta e progressi dalla volta scorsa. Allora, come potete vedere ho la zappa, il flint steel che ho appena preso là, no il flint steel serve anche questo, quindi ora facciamo così, così possiamo dare a fuoco a qualunque cosa. Qua ho cominciato a piantare il grano, anche se ci impiegherà un sacco a crescere, quindi possiamo, credo possiamo andare agli obiettivi, poi farm di grano. Io ho fatto una farm di grano, vabbè, è un po' stranina sta mappa, 64 cose, però vabbè, noi ora andremo nel render. Però ragazzi, mi sono accorto che io avevo la render distance bassa, quindi vedete ce l'avevo soltanto a 7, adesso la porto a 10 perché sennò non si vede niente, perché avevo fatto una mappa prima di questa, avevo registrato un'altra mappa. E cosa è successo? Che là ho scoperto che c'è un'isola. Qua ho preso la gravel, con cui mi ha dato il flint steel, e possiamo andare nel nether. Loading Taria. È un normalissimo nether, cioè almeno quanto mi sembra. Vedete, quelli giù là sono già i blocchi nuovi, perché sto nether è stato generato ora con la 1.10. Posso prendere il quarzo? Sì, ma tanto non è che mi serva. Vado giù piuttosto a prendere quei blocchi là, che li vorrei avere in Minecraft la vanilla, però non ce li ho. Vabbè, almeno... oh cavolo. Allora, siamo sicuri di avere abbastanza blocchi per tornare in su. Meglio farsi una bella scorpacciata. Geronimo! Se morivo ero... ero morto. Cioè... una scala un po' pericolante in mezzo a... però... dai... ci sarebbe un collegamento di quelli belli, infatti. Giù là vedo dei pigmen, ma non mi sembra il caso. Qua rischiamo di morire, però vabbè. Prendiamo meno cuori di danno possibile e ci facciamo male comunque. Dovete sapere anche un trucco per la 1.10, che vi faccio vedere esattamente in questo momento. Se voi andate qua e al posto di normal, hard, come ce l'avete, mettete in peaceful, automaticamente dalla 1.9, a parte che scompaiono i mob e quello c'è sempre stato, ma vi si rigenerano tutte le cosciotte e tutta la vita da soli, poi io lo rimetto in hard, che è quello che alla fine volevo. Spawnato un ghast, l'importante è che non mi butta nella lava. Ho notato, vedendo, provando a generare dei mondi, che spesso quando si trovano questi blocchi si trovano in grosse quantità, non sono proprio dei blocchi rari. È vero, devo stare shiftato, sennò mi uccidono sti blocchi. Vedete che se sto shiftato non prendo danno. Bene, adesso corriamo un pochettino, che era da un botto che non correvo. Devo fare attenzione perché va a finire che sti blocchi qua mi uccidono. Devi fare tutto shift up. Ci stiamo prendendo in giro. Prendete qua anche questo. Sono i magma block. Credo anche che si possano creare, ma non ne sono così sicuro. Però ora devo scappare. Uno, perché sta finendo la cosa essenziale, il piccone. Non so quanti utilizzi mancano, ma so che ce ne sono pochi, e questo non significa mai nulla di buono.
Pochi utilizzi, mi dicevano. Pochi. Nessun utilizzo era rimasto di quel piccone. Se riesco a salire qua. Adesso torniamo in no, aspettate, ma io da dove sono venuto? Ma io è vero, sono venuto da sola. Boia. No, no, beh, ma intanto io faccio un pillar. Tutti i pillar vanno sempre bene. Voi che ne pensate dei pillar? Sono una cosa intelligente o no? Cioè, è vero che non sono intelligenti perché non li puoi mai più riutilizzare. Però, oh, beh, sono i pillar, cioè. Io adesso dovrei andare qua. Utilizzare questa scaletta. E non sapere lo stesso dov'è il mio portale. Portale, stavo per dire. Eccolo, giusto, giusto qua. Sì, il Nether è un normalissimo Nether. Non ha niente di strano. Cose strane. Stavo per morire. Ah, è la isola dell'End. Che siamo andati nel Nether, andiamo poi anche nel End. Anche se sapete che non mi basteranno per niente sti blocchi. Anche un sacco. Una cosa che dobbiamo fare è tornare di là e farci un piccone di ferro. Seconda cosa, devo fare un mob spawner. Perché è essenziale. No, non ho abbastanza ferro. Pensavo di aver finito anche la cobblestone per un istante, però non è finita. Quindi ci facciamo un bel picconso di legno. Cioè di pietra. Grano non cresce. Vabbè. Volevo farmi il piccone di ferro. No, cioè praticamente la metà non ce li ho di blocchi. Comunque ragazzi, farm un pochettino e poi vi faccio vedere il mob spawner, la costruzione del mob spawner. Ok ragazzi, potete vedere, ho fatto questo meccanismo qua, che anzi ci va una slab anche là, che in questo modo permette di non... cioè il pezzo può cadere verso, soltanto verso di te. Tu ti piazzi qua. Continui a stare così. E da te continuano a venire pezzi. Che io ragazzi, dovete sapere, non so neanche se c'è il keep inventory. Cioè nel senso, ora provo a mettere tutto in una cesta. Prendere una slab e buttare, anzi mi brucio proprio nella lava. Sì, c'è il keep inventory, quindi non devo aver paura di niente. Ok, tanto così ho recuperato anche vite, tutte le cose che non mi erano salite del tutto. Perché comunque per volare di sotto è una... sono al contrario. Scusate. Non è possibile. Sono così in alto. 106. 105. Io pensavo fossimo tipo a pochissimo dal...
dalla linea del vuoto. Beh, effettivamente l'acqua si inoltra in giù. Possiamo cominciare ad andare a fare il ponte qua. Questa è la base di atterraggio, un 2x2. Poi andate fuori con una slab, ci piazzate sopra un blocco, poi da qua salite. Adesso da lì a qua sono due. Ci vediamo quando siamo arrivati in cima, eh. Ragazzi, c'è un grave problema, ma molto grave. Che cioè, praticamente ci rende questo lavoro impossibile. Io non so, ma questa mappa è buggatissima. Cioè, buggatissima, nel senso, come isole ci rimane soltanto quella del land. E in quella del land non credo ci siano i diamanti. E anche se ci fossero, noi non abbiamo abbastanza ferro. Dovremmo finire il mob spawner, ma per concludere il mob spawner dovremmo avere più legno. Per avere più legno dovremmo avere un albero, ma un albero non ce l'abbiamo. E il primo albero che abbiamo abbattuto nel primo episodio non ci ha dato sapling. Questo è il problema. Quindi andremo al monumento e guarderemo cosa ci dà se facciamo il primo enchant. Anche perché, se ci ragionate, noi dove prendiamo la pelle per fare i libri? Ok, abbiamo le canne da zucchero, ma dobbiamo avere la pelle. Poi dovremmo prendere dei diamanti, almeno... aspettate, fatemi fare due calcoli. 5 diamanti dovremmo avere. Un libro, quindi ci servirebbero 3 fogli e un pezzo di cuoio, di pelle. Leder, in più ci servirebbero 4 pezzi di ossidiana, un piccone di diamante per prenderli. Sono andato nel Nether. Zio, cosa mi dai delle golden apple? Che me ne faccio? Primo enchant, 32 diamanti. Sì, ma ragazzi, questo è completamente pazzo. Cioè, voi capite, questi servivano. Ah, questi servivano per... non sono le ricompense. Che... cioè, questo... vabbè, questi sono messi in ordine sbagliato. Però al primo enchant ti servono per forza di diamanti. Anche se mi serve la leather per fare... è impossibile. Non si può... riesco a capire come sia possibile. Ragazzi, sono andato a controllare sulla wiki per vedere dei trucchi. Le mucche dovrebbero poter spawnare qua in questi blocchi di grass, sia mucche che maiali, però non vi assicuro che siano abbastanza. E comunque io ho i diamanti, ma cosa me ne faccio di 32 diamanti, di 32 mele d'oro, se io non ho nessun sapling per far crescere un albero? Non ho The Bone Meal, perché con cosa me lo faccio? Io posso farmi un piccone di diamante, ma a cosa mi servirebbe? Il legno prima o poi lo finirò, perché la spada finirà, il piccone di diamante finirà. Io non ho il legno, capite? Vi faccio vedere tanto cosa vi dà nelle altre quest. Nell'end non ci dà niente. Prendete in giro. No, C7 in adventure mode. Ragazzi, io non so che dirvi. Sono andato in creative appena adesso, tramite i comandi. Come vedete qua, scusate, il portale dell'end non è neanche attivo,
Io dovrei riuscire a trovare le Enderpearl, i Blades, però lui non sa che in survival non si può attivare il portale in questo modo, con questi. Non puoi, devi già trovarlo con sotto la lava per poterlo fare, non si può fare altrimenti, perché se no sì, io posso attivarlo, ragazzi, il portale dell'End, non è un problema. Però questa mappa rimane impossibile da fare, nel senso, io posso mettere tutti questi occhi qua, che sarebbero gli Ender Eye, li metto tutti, giusto, sono gli Ender Eye, no? Sì. Ender Eye, vedete, lo spaccate, rimettete, fate così, anzi, manco funziona. Scommettete che dovete... Probabilmente la fa... non è per insultare il creatore della mappa, ma... Cioè sì, io gli do il beneficio del dubbio, perché è ancora una... È ancora appunto una beta della mappa, però... Ragazzi, questa mappa è irrealizzabile. Io potrei continuarla, ma è tra virgolette un suicidio, non si può neanche fare. Il portale dell'End lo posso creare qua di fianco. C'è neanche quello, ha pure sbagliato a farlo. O è di 3? No, 3. Niente, ragazzi, questa serie è finita, purtroppo non si può fare, è irrealizzabile. Saluteremo Cosimo Giurisprudenza, è giusto, Cosimo Giurisprudenza. E niente, questo era il mob spawner appunto che stavo costruendo, anche se, come vi ho detto, è irrealizzabile. Adesso proverò ad andare qua, proverò a mettermi in game mode 1. Sono dei pistoni qua dentro, non era neanche stato immesso il comando Golden Apple 32. Sono delle cose tra virgolette insensate. Qua in tutta questa fila qua non ci sono i comandi, quindi non lo so, ragazzi, vi porterò di sicuro un'altra serie. Per quel poco che è durata mi è piaciuta, è stata bella, però purtroppo non era buggata. Vabbè, ci vediamo alla prossima serie e ciao.